Ci troviamo a Sula Russa, la parrocchiale, e qui siamo all'interno della Chiesa delle Anime, dove c'è un gruppo che da tanti anni allestisce un presepe. Normalmente il presepe è dentro la chiesa, ma dentro questo presepe che loro allestiscono ci potrebbe stare benissimo una chiesa, per dirvi la grandezza e anche la bellezza. E siamo qui con Michela, una della prima ora che ha allestito questo presepe. Michela, com'è nata questa idea? Niente, realizzavamo questo presepe nella parrocchia, poi piano piano ci siamo ingranditi e quindi abbiamo deciso di spostarci in questa chiesa Ma la che Chiesa delle Anime, ma vediamo questo Chiesa delle spazio, Anime, guardate, sì. adesso è poco illuminato, ma vi potete rendere conto, c'è una profondità di quanto, Michela? 10 metri. Una decina di metri, largo 8 metri. Quindi possiamo dire davvero grande, enorme. Quando iniziate a costruire questo presepe? Allora, iniziamo subito dopo la festa dei Santi, finiamo il 23 E dicembre. vi comporta un sacco di tempo, no? Sì, Ogni vabbè. quant'è la squadra? Ci presenti la squadra? Quanti siete? Allora, Maria Antonietta, Alessio, Manuela, Aldo, Simona e Sonia che in questo momento non è presente. Massimo, sì, Massimo, giusto. Ecco, Siamo quindi noi. tanti che appunto cercate. Come avete pensato di fare quest'anno? Come si presenterà il presepe a chi verrà a visitarlo? E speriamo in tanti. In primo piano, vabbè, la grotta con la natività, naturalmente. Vere pietre. Sì, pietre. Pietre, Ecco. vabbè, paglia, poi sughero. Poi vorremmo realizzare la cascata lì Qui sopra. Ecco, all'interno, no, sotto, là sotto ci la avviciniamo. montagna. Entriamo proprio così, vi rendete Ci conto stiamo veramente. muovendo. Ecco, qui sotto la cascata. Sì, che realizzerà Aldo, spiega un Aldo, po'. E lui, insieme l'esperto di all'aiuto, cascata. vabbè. Vabbè, nulla. Andremo in pratica. È un circuito chiuso d'acqua. Di solito eseguiamo una vasca con del telo che sembra più reale possibile. In pratica poi con un'elettropompa aspiriamo l'acqua, la mandiamo in un sistema, costruiamo una cascata che poi si va a scorrere, diciamo, lungo tutto un ruscello, in tal modo che ricada sulla valle, da lì riprende l'acqua e la rimanda in circolo. Ecco, lì in fondo cosa avete previsto? Allora, lì in fondo c'è il deserto con la città di Gerusalemme, vabbè, che stiamo realizzando piano piano, ogni Ecco. anno aggiungiamo un pezzo, l'oasi con le palme, e poi si scende proprio piano piano nella. Sarà interessante perché poi seguiremo passo dopo passo questo presepe, come si evolve, e così appunto anche chi ci Sì. sta seguendo potrà vedere tutto il lavoro che ci sta dietro. Quanto materiale utilizzate per realizzare questo presepe? Tanto, tanto materiale. Usiamo la segatura che vabbè, serve per il deserto e anche qua per formare il lago, il laghetto, così in modo da non rompere la plastica. Vabbè, la carta roccia, i tavoloni, tanto sughero, le pietre, chiodi, La muschio. gente quanto vi aiuta? La gente, cioè, vabbè, ci sono un gruppo di persone che ci sostengono, tra cui Gina che ci ha avviato a Ecco. questa iniziativa, se vuole dire qualcosa. Gina, Sì. quindi tu sei l'angelo custode. Beh, sostengo questo gruppo perché in effetti è iniziato con me tantissimi anni fa, quindi più quasi 20 anni, queste due ragazze che hanno collaborato all'inizio e poi loro adesso si gestiscono da sole. Non vogliono più, vengo, le sostengo e poi li incoraggio e vanno Ci avanti. sarebbe E anche quello. il paese come reagisce a Il questa? paese sembra contento, Sì. sì, ci fanno delle offerte, delle statue, vabbè anche in soldi e poi noi li Ah, quindi. utilizziamo per acquistare, vabbè, il materiale che ogni anno poi aggiungiamo e ci serve per la realizzazione del presepe. Ecco.
E quindi diciamo, ci diamo appuntamento alle prossime settimane per vedere appunto come questo presepe viene piano piano realizzato qui a Solarussa, nella diocesi di Oristano e nella comunità pastorale di San Gregorio Magno. Ciao! Ciao. Ciao.